Salve ragazzi, buona serata a tutti, è Andrea Bruno che vi parla. Quest'oggi parleremo di un argomento interessantissimo. Parleremo del dopo elezioni del Presidente della Repubblica, Presidente Napolitano, che secondo me è stato eletto nella piena illegalità. Perché questo? Perché mentre l'inciucio è un fatto che di per sé non costituisce nessun reato, ovvero l'inciucio è un accordo tra partiti, circa un accordo di merito sottobanco, circa le loro operazioni da mascalzoni che intendono fare, questo accordo è un accordo fatto tra canaglie che cercano di conservare il proprio potere, però non è contemplato il reato che evita degli accordi sottobanco tra partiti. Tuttavia, questo per quanto riguarda, diciamo, la regolamentazione delle operazioni all'interno delle istituzioni, quali Senato e Parlamento. Però, tuttavia, occorre ricordare che il Presidente della Repubblica è assoggettato al rispetto della nazione. Per questo vi è contemplata nella Costituzione la possibilità di cadere in contravvenzione con il reato di tradimento dello Stato. Per cui, a mio avviso, e qui esorto anche gli esperti costituzionalisti nell'esaminare se quello che affermo è vero oppure solamente una mia impressione. L'elezione del capo dello Stato non può avvenire con l'inciucio, perché in questo caso qua si raffigura il reato di alto tradimento nello Stato, soprattutto nel caso specifico in cui intervengono forze esterne al nostro paese circa l'elezione del nostro Presidente della Repubblica, ovvero nel qual caso in cui il nostro Presidente della Repubblica venisse eletto tramite l'ingerenza di una nazione esterna oppure poteri esterni, possiamo anche definirli occulti, ma non sono occulti perché sono poteri esterni alla luce del sole, in questo caso vi è il reato di alto tradimento da parte del capo dello Stato, reato che interviene immediatamente con la sua elezione perché lui in quel caso lì non è lì per compiere l'interesse del paese, ma è per compiere gli interessi, in questo caso, nel nostro caso specifico stiamo parlando di Napoletano, quindi chi è che ha ingerito, chi è che è intervenuto, ha prodotto ingerenza nei confronti dell'elezione del capo dello Stato. In questo caso abbiamo Monti che rappresenta il sistema delle banche. Il sistema delle banche internazionali, Monti rappresenta i creditori che pretendono dallo Stato italiano il pagamento dei propri debiti e quindi Monti in questo caso rappresenta gli interessi delle forze esterne che hanno provocato verso l'Italia un indebitamento ingiusto, un indebitamento per ragioni abbastanza evidenti che è un indebitamento confutabile. L'Italia avrebbe pieno diritto, adesso non stiamo qui in questa sede, non è compito di questa trasmissione determinare quali sono i motivi per cui l'indebitamento dell'Italia non è da considerarsi giusto, comunque l'Italia è stata indebitata ad arte e abbiamo Monti e Napolitano stesso che rappresentano i poteri forti dei nostri creditori, tra cui anche la Germania. Per cui l'elezione specifica di un presidente che noi già sappiamo che non farà mai gli interessi dell'Italia, farà gli interessi di forze avverse all'Italia, tra cui la Germania, la Deutsche Bank e le varie lobby finanziarie, è già di per sé un reato. Questo reato si va ad esplicare anche con il fatto che non vi è solamente i poteri delle banche dietro l'elezione del presidente. Abbiamo altre forze che sono quelle legate alle caste e alle lobby che sicuramente non stanno facendo gli interessi dell'Italia, perché abbiamo dietro le elezioni del presidente, non è un segreto, abbiamo Berlusconi e abbiamo anche Bersani. Bersani e Berlusconi sicuramente non rappresentano gli interessi dell'Italia, ma rappresentano delle mummie che sono lì ognuna per farsi i cazzi suoi, per cui Napolitano in per sé, non rappresentando gli interessi del paese, cade in contravvenzione del delitto di alto tradimento nei confronti dello Stato. Questo delitto si compie esattamente non appena Napolitano incomincerà ad operare negli interessi di questi signori qua che l'hanno eletto e non degli interessi dell'Italia. Ecco, questo, scusatemi un po' di questa introduzione molto sofisticata, però era d'obbligo per capire quali sono le motivazioni all'interno dello spaccamento del PD, perché la puntata di oggi parlerà di questa frazione che c'è intestina all'interno del Partito Democratico che lo sta ledendo e lo ha portato alla distruzione. Ecco, perché questo? Perché all'interno del PD, come in tutti i partiti, eccetto chiaramente il partito di Berlusconi, ci sono anche delle persone che hanno a cuore gli interessi dell'Italia, per cui all'interno del Partito Democratico molta gente si è accorta che le indicazioni di
di voto sul Presidente della Repubblica non erano indicazioni di voto congrue agli interessi dell'Italia e dei cittadini italiani, per cui questo ha portato a uno spaccamento. Ha portato ad uno spaccamento, e questo spaccamento oggi, all'indomani delle elezioni, sta avendo delle forti ripercussioni. Ho invitato qui alla trasmissione di oggi il nostro esperto e opinionista in fatti della politica italiana, Patrizio Calzolai, e porrò a lui la domanda di oggi, ovvero: Patrizio, quali sono questi elementi contrastanti all'interno del PD che caratterizzano la giornata di oggi e cosa prevedi? È interessante che all'interno del PD noi abbiamo avuto le dichiarazioni di Civati. Che cosa ha detto praticamente Civati? Ha detto che ci sono all'interno del PD dei traditori, che molto probabilmente questi traditori faranno i ministri, e che non si capisce da questi traditori come siano usciti delle scelte così assurde. Ha detto anche, dichiarato, che il 50% del PD vuole solamente l'alleanza con Berlusconi. Queste naturalmente sono le dichiarazioni del bambino che guarda il re e dice che il re è nudo, dice che ci sono dei problemi, dice che praticamente all'interno c'è una lotta intestina, a differenza, diciamo, di Franceschini, che butta le colpe all'esterno, perché Franceschini ci ha avuto anche il coraggio di dire che la colpa è di Vendola e del CEL perché hanno votato Rodotà, che è una non senso, come dire, che ti sei dato una martellata sul dito, la colpa è del martello, ma non dite che te la sei tirata sul dito. Quindi già all'interno noi la cosa che possiamo vedere è che il PD, diciamo, è un partito spaccato, è spaccato fra varie aree, è spaccato fra D'Alema, che fuori dal Parlamento continua ampiamente a rompere le scatole perché ha dichiarato che è stato sbagliato candidare Prodi e candidarlo in quella maniera, e oltretutto, dico, quindi è stato già fatto una missione di colpa, e di tutti quelli lì che, come Renzi, diciamo, si sono trovati anche lì fra i traditori. Quindi noi troviamo seduti queste persone che sono di fatto dei traditori del paese, sono quelli legati a Deutsche Bank, sono quelli che hanno firmato la svendita dell'Italia, e oltretutto non solo sono quelli che hanno firmato la svendita dell'Italia, ma anche fra di loro litigano. Quindi scusa Patrizio se ti interrompo, voglio farti una domanda specifica proprio su questo punto qua. Secondo te gli italiani a questo punto si dovranno aspettare un prelievo coatto dal proprio conto corrente bancario? E in tal caso ci sarà un prelievo coatto dal conto corrente bancario? Questo atto qui non sarebbe il configurarsi dell'alto tradimento nei confronti dello Stato da parte del Presidente e delle cricche che lo hanno messo lì al potere? Secondo me ci sarà, perché visto, consideriamo che uno dei nomi papabili per la nomina a capo del governo è Giuliano Amato. Giuliano Amato fu famoso nel 92 perché fu il primo a imporre questo prelievo coatto dai conti correnti. Quindi io la cosa che dico a tutti gli italiani è di prelevare quello che hanno, perché il rischio c'è, c'è le richieste che arrivano da Commerzbank. Commerzbank addirittura ha detto che deve essere portata una tassa su tutta la ricchezza finanziaria, quindi che cosa vuol dire? Azioni, obbligazioni, e fare praticamente una sorta di ristrutturazione coatta, una sorta di esproprio. Quindi stiamo attenti, perché queste dichiarazioni sono il frutto che qualcosa non va, che qualcosa è nell'aria, perché adesso Commerzbank, 2 settimane fa, il nome che si vocifera come primo ministro è quello d'Amato, o come ministro da qualche parte, che in passato ha già applicato questa strategia. Rubare quindi significa che vola nell'aria l'idea di rubare i soldi dal conto corrente dei risparmiatori, dal conto corrente di quelli che Max Kaiser definisce i veri capitalisti, perché capitalismo deriva anche da capitale. Quelli che è come risparmiatore è quello che accumula capitale, e noi vediamo questi che dicono: no, tu devi andare lì, devi prendere i soldi e li dobbiamo ritirare, gli dobbiamo prendere dal conto. Diciamo, l'elezione di Napolitano è una premessa al sacco dell'Italia. L'Italia verrà messa al sacco. Continuare il sacco, ma è stato anche dichiarato, perché stranamente, tra virgolette, Giorgio Schulz ha detto: è una cosa molto bella che Napolitano ci garantisce la permanenza dell'Italia all'interno dell'Unione Europea. Ma che cosa significa la permanenza dell'Italia? Significa la svendita ai colonizzatori tedeschi. Perché cosa sono i colonizzatori tedeschi? Attualmente solo colonizzatori. Noi abbiamo avuto da un titolo, un mio, diciamo, collaboratore, che comunque si trova in Brasile adesso, un titolo di uno dei giornali brasiliani, molto riguardo la situazione europea, molto palese. Dice: il compito ha fatto, dice, in Europa, se avessimo fatto gente pensante in Germania, qui da gente pensante tedesca dovrebbe essere contro il ruolo di dominanza della Germania in Europa. E la Germania sta intervenendo, è intervenuta per la rielezione di Napolitano all'interno del processo politico italiano.
italiano in maniera anche brutale, tramite dichiarazioni e l'intervento dei personaggi che sono tipo D'Alema, legati a questa colonizzazione, affinché gli assetti istituzionali precedenti fossero mantenuti. Quindi leggiamo quello che è accaduto come una sorta di conferma del governatore tedesco in Italia. Questo governatore tedesco chi è? È Giorgio Napolitano. E Giorgio Napolitano è un personaggio che dovrebbe naturalmente godersi la pensione, ma che i suoi mandanti che si trovano a Berlino, che sono Schäuble della Democrazia Cristiana tedesca e Schulz che si trova al Parlamento europeo, l'hanno benedetto. Quindi io ad esempio non sarei tanto contento di vedere un presidente benedetto dai tedeschi, perché ricordiamo a tutta gente come Schulz che ha dichiarato che bisogna far sì, bisogna far cadere l'Europa in deflazione, è tutta gente pazza, tutta gente che pensa al ruolo della Grande Germania e che vuole farci parlare a tutti tedesco e vuole farci a tutti vuole germanizzarci. Quindi io non sarei tanto tranquillo, non sarei tanto tranquillo perché mi aspetto svendite tipo a un decimo del valore del mercato dell'Enel verso magari a un'azienda tipo un'azienda tedesca, lo stesso dell'Eni, e poi improvvisamente aumenti strani dello spread per spingere questa vendita e via. Quindi questa è la situazione attualmente, la situazione è grave perché fra l'altro nessuno si, diciamo, rivolta a questo casino che sta succedendo, vengono fatti, diciamo, decisamente appelli alla calma, ma bisogna, diciamo, rivoltarsi perché non può continuare ad andare così, non si può continuare a stare in un meccanismo dove, come l'Europa, dove i tedeschi dalla loro arroganza impongono scelte politiche, impongono un presidente come Napolitano, e in questo sono stati anche appoggiati dai vescovi, perché ricordiamo che il giornale dei vescovi italiani Avvenire ha detto che praticamente Napolitano doveva essere votato e Rodotà non doveva essere votato perché era un laicista. Quindi abbiamo questa strana alleanza fra Berlino e il Vaticano per il sostegno a un presidente. Quindi l'Italia di fatto non è un presidente ma un governatore coloniale straniero, perché questo che cos'è? È questo quello che ci hanno imposto, è questa la persona. E a chi ai PD, ai membri del Partito Democratico, detto anche Partito Unico dell'Euro, ricordo che già nel 92 fu Craxi che portò Napolitano alla presidenza della Camera, e anche allora come oggi la persona che fu tagliata fu Rodotà, Stefano Rodotà. Quindi questa storia cosa vuol dire? Vuol dire che il PD adesso si sta comportando come il Partito Socialista d'allora. Chi è nel PD che ha, diciamo, una storia, ha combattuto Craxi, ma con che faccia, insomma, va a dire adesso, andrebbe a dire ai suoi elettori che loro sono anticraziani, contro la corruzione? Con che faccia? Si comportano alla stessa maniera, ma almeno Craxi ebbe il coraggio di dire che l'Europa per l'Italia sarebbe stata, nella migliore delle ipotesi, un purgatorio. Capì almeno questo, è l'unica cosa positiva. I democratici, o cavolo, chiamano adesso, nemmeno questo, ci vendono l'Europa come una sorta di terra promessa, quando in realtà, come ha detto il procuratore di Reggio Calabria, Gratteri, è una terra dove le possibilità di frode sono sconfinate, dove non c'è coordinamento, dove io e te sappiamo benissimo che ogni tanto arriva cittadini stranieri nella nostra città a commettere delle frodi, vengono condannati penalmente e non scatta il mandato d'arresto europeo, vengono fatti i processi, vengono fatti, la persona torna a casa e non succede, diciamo, decisamente niente. Quindi, diciamo, noi siamo in un meccanismo di genere, non stiamo subendo la colonizzazione tedesca, perché questo che succede è che stiamo subendo, e non si vede nessuno in grado di reagire, non si vede nessuno in grado di reagire alle parole di quel porco, del presidente della Bundesbank, che ha dichiarato chiaro e tondo che tutto il sud Europa deve mantellare l'industria. Ma praticamente noi stiamo assistendo inermi al sacco dell'Italia e i nostri politici stanno compiendo il ruolo dei cosiddetti manigoldi, i farabutti della politica. Ci troviamo governati da una massa di mascalzoni che non hanno a cuore l'Italia, ed è a questo punto la mia ipotesi di alto tradimento da parte del Presidente della Repubblica, un qualche cosa molto di più di un'ipotesi, e io esorto chi ne abbia i poteri, ovvero la gente onesta all'interno delle istituzioni, di battersi e lottare su questo punto, detronizzare il Presidente della Repubblica, perché lui sta esercitando un potere che è avverso all'Italia, un potere che non porterà l'Italia a nulla di buono, perché lui non è stato messo lì dalla rappresentativa dei cittadini che compongono l'Italia, ma è stato messo lì da delle canaglie che sono ormai intrufolate in tutte le istituzioni a livello europeo. Potete sicuramente, chi segue le nostre trasmissioni, seguirà anche trasmissioni molto più autorevoli che spiegano
in maniera tecnica tutti i meccanismi che regolamentano. Tra l'altro, Andrea, mi è arrivata adesso una notizia molto importante, che non so se sarà un'indiscrezione, che non so se sarà confermata, che sembra non solo che Napolitano sia un traditore, ma che ce l'abbia anche nel sangue, perché ricordiamo che uno dei suoi... Non è che una notizia tanto campata in aria, un po' sentore... Sì, ma tu sai benissimo, sai chi sembra sia il bisnonno di Napolitano? Il tale Liborio Romano. Chi ecco. Era Liborio Romano per i nostri ascoltatori? Liborio Romano fu quel ministro dell'interno del Napoletano che tradì Francesco II di Borbone, vendette il sud d'Italia ai, diciamo, piemontesi e favorì lo smantellamento dell'industria. Oltretutto non solo vendette l'Italia ai piemontesi, ma appena arrivarono i garibaldini, prese i camorristi e li arruolò tutti in polizia. Quindi sembra, a quanto sembra, non so se sarà confermata o meno questa notizia, che il bisnonno di Napolitano sia questo Liborio Romano. Guarda, io ci metto la mano sul fuoco che sia lui, perché proprio esattamente sta ricalcando le stesse identiche orme. E sembra, ti posso dire, dalla foto almeno che abbiamo qui, sembra che si sta una somiglianza, anche i nostri, diciamo, esperti genetisti al computer hanno detto che esiste questa possibilità. Quindi noi abbiamo, se fosse confermata, noi abbiamo un traditore storico, seriale, genetico, che sta avendo la presidenza della Repubblica. Ricordiamo che se l'ipotesi ancora non confermata fosse confermata, significa che quest'uomo il tradimento ce l'ha nel sangue. Se prima erano i Savoia, adesso sono i tedeschi, però l'operato non cambia. Diciamo che Napolitano sta facendo gli interessi delle forze esterne al paese e non sta mica facendo gli interessi dell'Italia. E i nostri manigoldi della politica ci marciano, perché così facendo danno, con questa forma di inciuccio, danno potere a Napolitano e loro stessi si fanno i cacchi loro. Abbiamo Berlusconi che, dando potere a Napolitano, ottiene come ricompensa una sorta di immunità per tutte le sue malefatte. Noi sappiamo benissimo che se non ci fosse stato Napolitano, Berlusconi a quest'ora era già in Russia da Putin, coperto dall'asilo politico, e per cui Berlusconi sarebbe già scappato dall'Italia. Addirittura sembra che sia in programma, nell'accordo fatto, la nomina di Berlusconi senatore a vita, per fornirgli lo scudo parlamentare in maniera permanente. Ecco. Quindi adesso faccio l'appello alla gente che ha votato il PD dicendogli: ragazzi, con quello che è successo, è il caso di dare sostegno ancora a queste persone? Io ve lo dico, ragazzi, se esce, pensateci bene, perché se esce la nomina di Berlusconi senatore a vita, non ce lo leviamo più. E nel patto per la nomina di Napolitano c'è la nomina di l'immunità di Berlusconi e la nomina a senatore a vita. Ricordiamo questo. Quindi appena Berlusconi verrà nominato senatore a vita, avremmo chiaro che il gioco dei tedeschi, che ci hanno messo un governatore in posto per dare gli ordini, avremmo chiaro l'inciucio per che cosa è stato fatto, lo scambio, e avremmo chiaro che di fatto PD e PDL sono la stessa cosa, e che, diciamo, gli unici due partiti che hanno dimostrato di essere diversi sono stati il Movimento 5 Stelle e Sinistra Ecologia e Libertà. Il resto, gli altri, sono stati tutti una merda, sono stati tutti comportati alla stessa maniera, perché per di Vendola sarà stato contestabile, però almeno ha avuto il gusto di dire che per noi, fra Prodi e Rodotà, è caduto Prodi, c'è solo Rodotà. Quindi significa che comunque con una persona, diciamo, che capisce la situazione, con queste altre persone non è il caso, insomma, di parlare. Per cui faccio l'appello a tutti e ve lo dico, ragazzi, queste persone vi stanno prendendo per il giro. Il passo successivo alla nomina di Napolitano al Colle, alla conferma, è un altro secondo passo successivo, è la nomina di Berlusconi senatore a vita. E già Napolitano l'ha fatto anche capire, il patto che c'è dietro questa storia è quello. Quindi tra le altre cose, sappiamo benissimo che Berlusconi ha tutta una serie di dottori, medici, specialisti che stanno cercando il metodo di farlo vivere fino a 120 anni, per cui non ce lo toglieremo più dai coglioni. Esatto, lui sta avendo dietro di tutti questi specialisti che stanno cercando di farlo vivere fino a 120-130 anni. Quindi nel caso in cui fosse nominato senatore a vita, ce lo troveremmo ancora lì in mezzo alle palle. Quindi io ve lo dico, ragazzi, avete continuato a appoggiare a PD, la mossa successiva sarà Berlusconi senatore a vita. Poi, se va alle elezioni, e cosa che molto probabilmente rischia che accada, il PD di PDL potrebbe vincere, cioè non solo senatore a vita, ma lo troviamo pure presidente della Repubblica. E quindi a quel punto, nel caso in cui Berlusconi diventi presidente della Repubblica, a quel punto noi abbiamo che l'unica persona da poter, gli unici da poter accusare, sono stati i membri del PD che non hanno voluto votare Rodotà per calcoli
interni per una questione di protezione. Se Berlusconi diventasse Presidente della Repubblica, secondo me la prima cosa che fa un emendamento e lui si eleva al rango di faraone. Tutti gli altri diventano gli schiavi ed è finita. Per cui, comunque ragazzi, adesso mi stanno facendo dei segni dalla regia, il tempo a nostra disposizione sta per terminare. Il consiglio che voglio dare a tutti è prelevate i soldi dal vostro conto corrente, state attenti, occhio che ci sarà il prelievo coatto. La Germania vuole decurtare i conti correnti degli italiani, hanno già messo Napolitano a capo dello Stato, lui sarà questo garante che farà gli interessi della Germania. State attenti, tenetevi i soldi sotto il materasso, nascondeteli sotto la mattonella dove volete, nascondeteli nella soffitta, non tenete i soldi in banca perché qualche cosa da qui a poco dovrà succedere. Ok ragazzi, ci sentiamo alla prossima, a te Patrizio per il saluto di fine puntata. Saluto anch'io ragazzi, ci sentiamo alla prossima e attenzione, che presto avremo la nomina di Berlusconi senatore a vita. No! Cazzo, Berlusconi senatore a vita, maledizione. Mi hai proprio rovinato la serata. Adesso sono qua che in fibrillazione, non mi sento tanto bene. Ok ragazzi, ci sentiamo alla prossima e mi raccomando, occhio, i soldi tenetevi sotto il cuscino, non fatevi fregare dei tedeschi.